Benvenuti a questa edizione del nostro giornale in primo piano, la cronaca. 10 persone sono state denunciate dai carabinieri del Comando Provinciale di Taranto che dal 14 al 16 agosto hanno intensificato i controlli lungo la fascia costiera, luogo di maggiore concentrazione di turisti, di giovani e di numerosi locali di intrattenimento dove si riversa la movida, soprattutto durante la notte. Nel lungo ponte di Ferragosto i militari hanno controllato 1725 persone tra automobilisti e motociclisti, ritirando in totale 16 tra patenti di guida e documenti di circolazione. Due dei denunciati sono accusati di guida in stato di ebbrezza, altre due persone risponderanno di guida sotto l'influenza di droga, mentre 6 persone sono state denunciate per guida con patente revocata o mai conseguita. In totale 164 sono state le contravvenzioni per violazioni del codice della strada, 32 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 2 per l'uso durante la marcia di telefonino, 21 per mancato uso del casco, 15 per mancanza di copertura assicurativa, 27 per mancata revisione, mentre 32 sono i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo. E intanto nella serata di ieri al quartiere Paolo VI di Taranto si è verificato un nuovo episodio di teppismo ai danni di un pullman di linea dell'AMAT. L'episodio è avvenuto intorno alle 21 in viale Pietro Nenni. Ignoti hanno scagliato contro il bus in marcia alcuni sassi mandando in frantumi il vetro della porta posteriore. I responsabili si sono dati immediatamente alla fuga. Il conducente del mezzo ha allertato la polizia. Gli utenti a bordo del pullman non hanno riportato fortunatamente gravi ferite. E ora parliamo di economia. La BCC di San Marzano di San Giuseppe ha approvato nel corso dell'ultimo consiglio di amministrazione i dati relativi ai primi 6 mesi del 2015 che confermano il pieno sostegno all'economia locale. L'Istituto di Credito Pugliese infatti nel primo semestre dell'anno ha registrato impieghi verso famiglie e aziende per 209 circa milioni di euro, ossia più 4% rispetto all'esercizio precedente. Il servizio. Primi 6 mesi del 2015 più che positivi per la Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe, più 4%, e il risultato è un dato positivo in un contesto ancora molto difficile, direttore. Sì, il contesto ovviamente è ancora difficile, però i primi segni di ripresa dell'economia in generale, di quella ionica che è quella che forse ha maggiormente subito negli ultimi anni, cominciamo a vederlo. I segnali sono concreti, sono dei numeri, abbiamo un più 4% per quello che riguarda gli impieghi sul territorio, quindi vuol dire che la richiesta di credito ha cominciato a muoversi, non certo a correre, ma a muoversi. Ci sono alcuni settori che quest'anno sono stati, specialmente nei primi mesi, sono stati più brillanti rispetto al passato, anche perché favoriti dalle condizioni meteorologiche. Abbiamo visto l'agricoltura che in questi primi mesi dell'anno ha dato più soddisfazione, abbiamo visto anche il turismo migliorare sensibilmente. Per quanto riguarda gli aspetti invece dell'industria e del commercio, come sappiamo, c'è ancora qualcosina da mettere a regime e quindi ci aspettiamo invece nel secondo semestre qualche dato più positivo. Complessivamente vogliamo essere ottimisti, sicuramente per quanto riguarda la nostra banca continuiamo ad investire, inaugureremo a settembre la nuova sede della direzione generale, continuiamo ad investire in tecnologia, cerchiamo di fare della nostra banca un punto di riferimento anche tecnologico nella nostra provincia. Più 4% di impieghi sul territorio confermano l'attenzione di questa banca soprattutto verso questo territorio di riferimento. Sì, è quello che vogliamo fare. Abbiamo parecchi progetti, primo fra tutti quello anche di rafforzare il patrimonio della nostra banca, perché non dimentichiamo che a breve ci sarà un intervento legislativo sul credito cooperativo, un intervento legislativo che noi ci auguriamo possa rafforzare, non impoverire i territori. Si parla di una struttura di holding unica, ma che spero possa però far conservare le autonomie del territorio. Proprio in questa veste i primi che dovranno credere in una banca del territorio dovranno essere proprio i suoi cittadini. Quindi noi auspichiamo che anche un rafforzamento patrimoniale della nostra banca ci possa consentire di continuare anche nel futuro con l'autonomia che abbiamo avuto fino ad oggi e devo dire anche con i positivi risultati che abbiamo ottenuto fino a questo momento. Tutto è in movimento, speriamo che il movimento sia un movimento
a favore di chi ci vive da tanto tempo in questa provincia e che si possa venirne fuori tutti rafforzati. Rimaniamo più o meno in tema, l'Expo di Milano ancora protagonista alla Puglia con l'agroalimentare della nostra regione che è stato raccontato presso l'auditorium della Padiglione Italia. Proseguono gli incontri tematici presso l'auditorium del Padiglione Italia a Expo Milano che vedono protagonista la Puglia. Ad essere presentata la terra di Puglia con la sua storia, la biodiversità, la cultura della sana alimentazione strettamente legata alla cultura del welfare attraverso il racconto diretto delle esperienze degli operatori di masseria. L'incontro è stato organizzato dal consorzio Teste Turin Masseria che ha presentato un progetto volto a raccogliere alcuni itinerari che coinvolgono le masserie didattiche alla scoperta di arte, natura e gastronomia. Assaggi e paesaggi di Puglia, un progetto che mira a far percorrere la nostra regione in lungo e in largo. Chiunque può venire, soggiornare nelle nostre aziende, masserie didattiche riconosciute in un albo regionale e fare anche un'esperienza, fermarsi, lavorare un po' con i contadini, magari vedere come si fanno le orecchiette e cercare in qualche modo un'emotività all'interno delle nostre aziende. Questo è un volano per chi vuole magari soggiornare con tranquillità, prendersi la vita un po' slow, cercare magari un'esperienza che ti possa far tornare a casa con l'idea di ritornare poi in Puglia e magari cercare altre zone, percorrerla quindi dal Gargano fino a Santa Maria di Leuca, cercando piccole tappe, quindi magari trovare lo spazio per fare dei lavori in masseria. Con la Regione Puglia, grazie al progetto Cluster, stiamo sviluppando un nuovo processo di estrazione dell'olio extravergine di oliva che prevede l'impiego degli ultrasuoni. Gli ultrasuoni, grazie a un'azione blandamente termica ma soprattutto meccanica, riescono ad estrarre più sostanze polifenoliche, più tocoferoli, più carotenoidi dalla drupa, quindi consentono di ottenere un olio ad elevato valore nutraceutico. Molto spesso le conoscenze, il patrimonio di tecniche e di innovazioni rimane esclusivo del mondo accademico. Expo è l'occasione proprio per il trasferimento tecnologico, per trasferire le più innovative scoperte al mondo comune, alla gente che ignora tutto quanto avviene nell'ambito accademico e che potrà avvantaggiarsene sia sotto il profilo della produzione di nuovi alimenti che sotto il profilo della salute, perché si va verso lo sviluppo di alimenti ad elevato contenuto nutraceutico. Nel primo pomeriggio del giorno di Ferragosto, il generale di brigata Giovanni Cataldo, comandante della Legione Carabinieri Puglia di Bari, nell'ambito di un'intensa giornata che lo ha portato in tutte e cinque le province pugliesi, ha visitato anche il comando provinciale di Taranto e la compagnia di Massafra. Il generale, accolto dal comandante provinciale Daniele Sirimarco, ha incontrato una rappresentanza di militari in servizio nella giornata festiva, portandosi nella centrale operativa del comando provinciale, organo di comando e controllo, i cui operatori garantiscono la risposta e gestione delle telefonate che pervengono al 112 per le più svariate esigenze di interventi di polizia e pubblico soccorso. Nella circostanza il comandante della Legione ha potuto apprendere in occasione di un piccolo briefing che alla centrale tarantina perviene una media di circa 1000 telefonate nell'arco di 24 ore. Il generale ha esortato dunque gli operatori ad abbinare la riconosciuta efficienza ad un tratto sempre garbato ed umano nei confronti degli utenti dell'emergenza, in linea con la tradizionale vicinanza dell'arma ai cittadini, evidenziando inoltre l'importanza delle strutture di front line per consolidare il rapporto di fiducia con gli stessi. Cambiamo argomento, è tutto pronto a Grottaglie per orecchiette nelle anchiosce questa sera e domani nel centro storico della capitale della ceramica. Sentite. È tutto pronto a Grottaglie per l'evento pop dell'estate, le orecchiette nelle anchiosce, questa sera e domani. 5 piazze, 6 cantine vitivinicole, un birrificio artigianale, 10 chef emergenti che racchiudono progetti etici e fenomeni mediatici, il più versatile dei gestisti italiani, Cesare Dell'Anna nel suo giro di banda, Sodale nel suo viaggio attraverso la musica popolare, di Joe Bastianich che ha messo per un po' in dispensa il cappello da chef con il programma On the Road, ha esplorato e raccontato le sonorità in attesa di un'Italia di provincia da riscoprire. Fitto dunque il programma degli appuntamenti di quest'anno, interessante l'elenco degli chef emergenti tutti pugliesi, piacevole l'offerta degli spettacoli. La formula anche quest'anno la stessa delle precedenti edizioni. A fronte di un ticket di 12 o 17 euro sarà possibile acquistare 3 o 5 degustazioni di vino e di orecchiette.
Beh, cerchiamo di non farle mancare, di partorire sempre nuove idee, proprio per far sì che ogni anno ci siano delle novità, e quest'anno le novità sono tante. Io invito la gente praticamente a scoprirle, non le diciamo adesso, altrimenti scopriamo tutto quello che c'è da scoprire all'interno del centro storico di Grottaglie. Il valore aggiunto sicuramente è una squadra che lavora, che quest'anno l'abbiamo rinnovata, quindi un restyling sia del logo che anche del personale che del gruppo di lavoro, quindi sicuramente quello è il punto di forza che quest'anno presenteremo alla gente, ai turisti e agli avventori che ci verranno a trovare il 17-18 agosto. Ma sicuramente quello della valorizzazione del territorio attraverso i nuovi mezzi di comunicazione. Io sono di Grottaglie e insomma non ho paura di farlo sapere a tutte le persone che mi seguono, ormai sono abbastanza, non sono poche. E quindi sì, sono contentissimo di prenderne parte, soprattutto perché è la prima volta che le mie opere dalla realtà virtuale passano alla realtà, quella vera e propria, tangibile. Quindi sono tanto tanto contento. Sì, nasce in realtà totalmente per caso. Io non sono un esperto d'arte, ma in realtà mi occupavo di tutt'altro. Credo che in realtà proprio la mia natura avulsa a questo mondo mi renda insomma, capace di poi esprimere queste opere in maniera totalmente diversa. Questo è un dipinto di Van Gogh, uno dei suoi autoritratti più famosi e celebri, ed è come insomma, universalmente risaputo, Van Gogh si tagliò un orecchio per una scommessa, insomma la storia è anche abbastanza nebulosa, e appunto per questa manifestazione ho pensato bene di unire l'orecchio all'orecchietta e quindi oggi orecchiette, sembrava proprio perfetto, e quindi ho avuto questa illuminazione e l'abbiamo poi portata su una t-shirt. Per la cultura sabato prossimo ultimo appuntamento con i miti al Martà, protagonista Ambra Angiolini. Si chiude questa settimana il ciclo di appuntamenti pensati come incontro tra archeologia e spettacolo dal vivo nella capitale della Magna Grecia. A Taranto, i miti al Martà, letture notturne al museo per 4 sabati dal 25 luglio fino al 22 agosto, reading ispirati alla tragedia greca classica o trattati di nuova drammaturgia contemporanea. L'arte dal vivo, il teatro per valorizzare la più grande vetrina che ospita i fasti della città greca e romana. Nel museo Martà di Taranto, negli ambienti restaurati dell'ex convento dei frati Alcantarini, tra i fasti della città greca e romana, il teatro pubblico pugliese organizzato una rassegna con ospiti d'eccezione nell'ambito dell'intervento Azioni di promozione del Museo Nazionale di Taranto, promossa da Puglia Promozione nell'ambito dei fondi FESR 2007-2013. Un'ode alla Taras per valorizzare uno dei siti archeologici più importanti d'Italia e unico riferimento del genere a livello internazionale. 4 spettacoli ispirati a testi greci classici e contemporanei, portati al pubblico sotto forma di reading con la voce di 4 interpreti della scena del cinema e del teatro, molto amati dal grande pubblico. Così la città di Taranto ha ospitato la appuntamento di apertura del 25 luglio in cui Isabella Ferrari ha narrato Fedra di Rizzos, la lettura di Michele Placido che insieme a Daniela Scarlatti ha letto brani tratti da Saffa d'Omero, e lo scorso appuntamento dell'8 agosto con la voce dal vivo di Giancarlo Giannini che ha letto alcuni brani dall'Odissea. Conclude il ciclo a Martà sabato prossimo 22 agosto Ambra Angiolini che darà voce alla Medea di Euripide. Tra le più grandi tragedie greche, sicuramente la più nota tra quelle al femminile, la storia di una donna ripudiata e vendicativa, barbara ed infanticida per amore, sentimento e disperazione, amore e morte. Ambra calcherà le scene di questa meravigliosa culla dell'archeologia con le parole del primo poeta che ha portato sulla scena l'umanità di eroi deboli, infelici, inquieti, parlando di una vita vera, di personaggi carichi non solo di virtù e nobiltà d'animo, ma anche di incertezze e pensieri turpi e spregevoli. Le performance sono ospitate nel chiostro del museo e accompagnate da un ensemble composto da 2 musicisti. In contemporanea lo spettacolo viene proiettato su maxi schermo in piazza Garibaldi. Tutti gli appuntamenti andranno in scena a cominciare dalle 21. Lo spettacolo è rivolto ad un massimo di 150 persone che potranno accedere con il solo acquisto del biglietto d'ingresso al museo. È obbligatoria la prenotazione al numero 099 453 8639 a partire da 2 giorni prima dello spettacolo. E ora una panoramica di cronaca nazionale con il TG nazionale appunto di ADN Kronos. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Lorenzo morto in discoteca per cause naturali, nel corpo niente droga. In Italia cresce il PIL nel secondo trimestre. In Grecia il Parlamento approva il piano di aiuti.
È morto per cause naturali Lorenzo Toma, il giovane di 19 anni, deceduto domenica scorsa all'alba mentre si trovava nella discoteca Guendalina di Santa Cesarea. Lo ha detto il procuratore capo di Lecce in seguito ai risultati dell'autopsia. Nel corpo del giovane non è stata infatti ritrovata alcuna droga e questo ha confermato la morte per cause naturali dovuta a una cardiomiopatia ostruttiva della quale era affetto per malformazione genetica. Nel primo trimestre del 2015 il PIL dell'Italia è aumentato rispetto al precedente dello 0,2% e dello 0,5% nel confronto con il secondo trimestre del 2014. Sono i dati diffusi dall'Istat. Il PIL cresce come d'attese, afferma il Ministero dell'Economia, ma aggiunge che il Paese può e deve fare di meglio. Le riforme strutturali e la politica economica favoriranno l'accelerazione. Via libera dal Parlamento greco al terzo pacchetto di aiuti concordato con i creditori. Dopo la votazione Siriza si è spaccata e il premier Tsipras ha annunciato prendendo il sì dell'Eurogruppo, Berlino insiste sulla soluzione del prestito ponte per prendere tempo sul pacchetto da 85 miliardi di aiuti, alla quale la Germania chiede la partecipazione del Fondo Monetario Internazionale. Cresce senza sosta il numero di truffe, rapine e furti compiuti in Italia. In 3 anni i delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria sono passati da 2,6 milioni a 3 milioni, con un incremento del 10,3%, è quanto emerge dai dati dell'Istat. Il primo posto per numeri di reati va ai furti. Dal 2010 al 2013 sono cresciuti in modo costante, passando da 1,42 milioni a 1,56, più 17,3%, mentre l'aumento percentuale maggiore è stato registrato alla categoria truffe e frodi informatiche, con un balzo in avanti del 45%. Summer Storm si sta per abbattere sull'Italia. La burrasca di Ferragosto cambierà di fatto la circolazione atmosferica sul nostro paese e farà arrivare la temibile tempesta d'estate. La domenica avremo condizioni di tempo avverso con temporali, vento e possibili nubifragi o alluvioni lampo. Calo termico generale con sapori d'autunno, con temperature massime che non supereranno i 22 gradi su gran parte dell'Italia. La onda di Marquez è stata la più veloce nelle seconde libere del GP della Repubblica Ceca di MotoGP. Il campione del mondo ha chiuso la sessione davanti al connazionale Lorenzo. Il terzo crono nella seconda sessione è stato quello della Ducati di Iannone, mentre il quarto è quello di Rossi, che è stato protagonista della sua prima caduta in questo mondiale. È tutto per la cronaca del nostro giornale, ci vediamo tra qualche minuto per lo sport.